Raffaello Tonone Corinne Clery, promessa di Natale mantenuta. Dal Grande Fratello VIP al Natale insieme, Tonone Corinne Clery sempre più uniti. Raffaello Tonone Corinne Clery hanno passato il Natale insieme. È stata dunque mantenuta la promessa dell'attrice francese fatta all'interno della casa del Grande Fratello VIP. L'ex rivale di Serena Grandi aveva invitato l'opinionista di Barbara D'Urso a trascorrere il 25 dicembre insieme. Detto fatto, Tonon si è recato nel casolare dell'interprete di Istuiredò per un Natale all'insegna dell'amicizia. I due hanno poi pubblicato alcuni video e foto della giornata su Instagram dove, soprattutto Raffaello, è diventato una vera e propria star grazie alla partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Insieme a Tonone Corinne c'era pure Angelo Costabile, il fidanzato della Clery. Raffaello Tonon, Natale con Corinne Clery ma non dimentica Luca Onestini. Trascorrerò il Natale a casa di Corinne Clery. Nella casa parlavamo del Natale solitario che mi attendeva, magari in qualche meta esotica, e lei è stata così carina da invitarmi nel suo casale, dove si intratterrà con alcuni amici. Ho accettato molto volentieri l'invito, aveva raccontato qualche settimana fa Tonon. Anche se ha passato il Natale con l'amica francese, Raffaello non dimentica Luca Onestini. Gli Onestoni si sono momentaneamente divisi per le feste, l'ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso la notte del 24 dicembre in famiglia mentre la sera del 25 è stato impegnato con una serata in discoteca. L'ex vincitore della Fattoria ne ha approfittato per fare pubblicamente all'amico gli auguri di Natale. Non ha pubblicato su Instagram una foto con Luca e ha scritto, Buon Natale a tutti ma proprio a tutti e vicini e lontani. Raffaello Tonon e Luca Onestini verso l'Isola dei Famosi. E mentre Luca e Raffaello si godono le vacanze natalizie tra amici, parenti e serate in discoteca, i dirigenti Mediaset stanno valutando l'idea di mandare gli Onestoni in Honduras, come concorrente unico della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il pubblico ha già approvato l'idea e non resta che attendere e incrociare le dita.